Marco Travaglini, benvenuto Marco. Grazie, grazie dell'ospitalità. Grazie, ci piace intanto questo collegamento con la Romagna, con Riccione, giusto? Esatto, siamo qui Esatto. da Riccione, Riviera Grande, Adriatica. grandissimo, grandissimo. Io da sempre ho simpatia per i romagnoli, abitavo in un posto in Toscana, ma dove venivano d'estate in campeggio, i miei migliori amici sono sempre stati romagnoli da bambino e quindi ho un legame particolare, insomma, con questa terra. Caro Marco, Atelier Alberto Spadolini. Allora, c'è un sito che si chiama albertospadolini.it che ha come sottotitolo La vita segreta dell'eclettico artista, c'è anche un libro, sono tante iniziative. Allora, innanzitutto ti chiedo chi era davvero Alberto Spadolini in base, insomma, a tutto quello che poi è stato ritrovato, perché a un certo punto era sparito tutto su di lui, no? Ecco, questa storia inizia negli anni 60 qui a Riccione. C'era questo zio, era il fratello di mia madre, Bice, che ci veniva a trovare una volta l'anno. Di lui sapevamo che era un pittore, era uno scenografo, ma di altro non sapeva nulla. Era uno zio molto misterioso. Arrivava con un macchinone enorme, carico di regali per tutti. L'ho conosciuto un po' meglio nel 66, quando si è fermato a lungo. Aveva fatto qui a casa nostra il suo atelier, e in quel periodo aveva fatto molti, molti dipinti sulla danza e aveva fatto il restauro della discoteca del Grand Hotel di Rimini. E appunto l'avevo conosciuto un po' meglio, ma di sé raccontava molto poco. Io sapevo che abitava a Parigi, spesso andava a Stoccolma dove faceva delle mostre di pittura, qualche volta arrivava una cartolina dall'Africa oppure dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti. Quindi era uno zio che viaggiava molto. Poi accade che nel 72, nel dicembre del 72, questo zio è morto, non ci hanno detto niente, l'abbiamo saputo 3 giorni dopo la sua morte dall'ambasciata d'Italia a Parigi, che ci ha informato del suo decesso, ma quando siamo arrivati nel suo appartamento sugli Champs-Élysées, non c'era più niente, il suo appartamento era stato completamente svaligiato e quindi era scomparsa tutta la storia di questo zio. E poi è accaduto che nel 78, durante un trasloco da alcune zie, è saltato fuori uno scatolone e lì si è aperto un vaso di Pandora. Dentro questo scatolone c'erano infatti un centinaio di fotografie artistiche in bianco e nero, c'erano articoli provenienti da tutto il mondo, dall'Africa, l'Asia, l'America, Germania. Purtroppo non avevo le competenze, ed ero anche molto giovane, per cui questi documenti sono restati in questo scatolone per quasi 40 anni. Ecco, spero di non No, no, vai, vai, annoiarti con questa storia. E ti stiamo seguendo, racconta, raccontaci pure. niente, poi accade che nel 2004 con la mia famiglia siamo andati a Parigi sulla tomba di questo zio per portare un fiore e abbiamo trovato un vaso di fiori, ci siamo accorti che c'era ancora qualcuno che si ricordava di lui. Abbiamo lasciato sotto questo vaso un biglietto avvolto in una plastica e dopo un paio di mesi ci è arrivata una telefonata di un suo amico Carmelo Petix,
un italiano da tanti anni in Francia, era stato appunto suo amico, e ci ha fatto entrare in questo mondo straordinario, in questo mondo di Spadolini, un uomo che aveva conosciuto tutta Parigi degli anni 30, 40. Ecco, nel 2005 abbiamo fatto una prima mostra con i suoi dipinti al Castel degli Auguranti qui a Riccione. Abbiamo esposto anche alcune sculture, queste fotografie artistiche, perché lui era stato anche un danzatore, aveva lavorato con Jérôme Baker, con Mistinguett, con Serge Lifar. Era stato anche cantante, era stato un regista del cinema francese, aveva fatto diversi documentari sulla danza. Insomma, aveva fatto tutte le arti. È stata insomma una sorpresa straordinaria questa che ci ha fatto. Il rapporto con D'Annunzio. Ecco, nel 2005, come dicevo, questo signor Carmelo Petix ci ha detto che mio zio aveva conosciuto Gabriele D'Annunzio, ma non sapeva altro. Poi è accaduto che nel 2007 ci è arrivato dal castello di Brignac, era il castello di Vede Marguerite, la fidanzata di mio zio. Ecco, ci è arrivata una busta e dentro c'era alcuni fogli di Philippe Julien, che era uno scrittore francese, era anche un giornalista delle Figaro Littéraire, e parla appunto di questo Alberto Spadolini che, giovanissimo, all'età di 16 anni, va al Vittoriale e diventa amico e allievo di Gabriele D'Annunzio. È una storia straordinaria che era rimasta completamente avvolta dal mistero e fra l'altro appunto fra 15 giorni sono esattamente 80 anni che D'Annunzio è morto, quindi abbiamo raccontato questa storia al Vittoriale, al professor Guerri, che è il presidente del Vittoriale. E questa è un po' la storia di Alberto Spadolini che va al Vittoriale da Gabriele D'Annunzio. Ecco, lui arriva con Duilio Cambellotti, che era lo scenografo del Teatro Reale di Roma. Ecco, lui era stato chiamato dal D'Annunzio per allestire lo spazio dove sarebbe stata poi rappresentata la tragedia pastorale La figlia di Iorio, ambientata nell'Abruzzo magico e mistico. Ecco, l'incontro con D'Annunzio si svolge in questo modo. Spadolini è tutto sudato, che sta lavorando insieme a Duilio Cambellotti nel giardino del Vittoriale, quando appunto arriva D'Annunzio, che gli chiede di fare con lui un giro per questo parco. E a un certo punto D'Annunzio chiede al giovane Alberto, che aveva appunto, abbiamo detto, 16 anni, di spogliarsi, di farsi vedere per comparare la sua bellezza con quella delle statue greche che circondavano appunto questo giardino. E al che appunto Alberto disse, ma i giardinieri poi mi guardano e mi spoglio tutto nudo. E D'Annunzio appunto rispose: i giardinieri non vedranno quello che io vedo, io solo conto. Guardami in faccia, il peccato è guardare se ci guardano, poiché in questo caso tu ti associ alla bassezza degli altri. Alza le braccia, che bellezza. Ecco, è in quel momento appunto che inizia questa loro amicizia che durerà appunto a lungo. Spesso Alberto va a trovarlo al Vittoriale
Anzi, sarà proprio grazie a D'Annunzio se Alberto riesce ad andare in Francia, prima come scenografo e poi diventerà improvvisamente un ballerino in maniera clamorosa. Non so se qualche Sì, domanda, proprio mi qualche interessava domanda. la parte della pittura e anche della pittura esoterica. Sì. Ci spiega un po' ecco, questo suo filone esoterico della pittura. Sì. Dunque, allora, posso dirti appunto che è stato fatto uno studio a cui hanno collaborato diversi studiosi di esoterismo. Ci sono appunto questi quadri esoterici che si possono vedere appunto nel sito Alberto Spadolini. Si può anche dire che Alberto è stato introdotto all'esoterismo proprio da Gabriele D'Annunzio, il quale l'aveva portato in una stanza, la stanza del Lebroso al Vittoriale, dove ci sono dei simboli che facilitano la meditazione e l'iniziazione ai misteri. Ecco, anche Spadolini, come D'Annunzio, utilizza queste tecniche di meditazione, proprio perché erano per lui molto importanti per creare queste sue opere d'arte. C'è anche appunto un quadro che forse è quello più rappresentativo, si chiama Tau. Si vede una grande colonna al centro, a forma di Tau, appunto la lettera di San Francesco, e cinque personaggi che vivificano questo dipinto. C'è un uomo nell'ombra, nudo, con una chitarra in mano, che rappresenta Spadolini all'inizio della sua carriera, quando cercava così di farsi vedere, di farsi conoscere, però era sempre nell'ombra, fuori dalla luce. Ecco, poi dall'altra parte si vede una donna completamente ricoperta d'oro che ha in mano un pappagallo che è il simbolo dell'apparire, sempre fuori dalla luce. Al centro si vede un ballerino che va verso il centro del quadro, verso la luce, togliendosi la maschera. Ecco, il togliersi la maschera è forse il momento più importante. Della vita di ognuno di noi, quando ci togliamo la maschera, quando cerchiamo di essere solo noi stessi. Ecco, a questo proposito, volevo raccontare una storia che mi accadde appunto nei primi anni 70, quando andai a trovare mio zio a Parigi, pochi mesi prima della sua morte. Ecco, mio zio mi chiese se volevo andare con lui a visitare Notre Dame, se volevo andare con lui al Louvre o in qualche altro museo di Parigi. E io dissi appunto, ah no, non mi interessa, preferisco andare con questa mia amica. Al che mio zio mi sgridò aspramente e mi disse che dovevo smetterla di pensare solo alle cose futili, ma dovevo cercare anche di interessarmi di pittura, di interessarmi di arte, di teatro, di letteratura. Ecco, io credo che sia stato un grande maestro Spadolini. Nei suoi quadri insegna proprio questo, insegna ad essere degli uomini che valgono, degli uomini che cercano la vita, che non si accontentano della vita di tutti i giorni, ma che voglio andare al di là delle pure apparenze. Questo essere così eclettico perché decoratore, danzatore, coreografo, attore, cantante, pittore, regista, scultore, restauratore, più che chi più ne ha più ne metta. Ecco, aveva delle doti, cioè per avere tutte queste doti artistiche, secondo te, sembra quasi il superuomo effettivamente di D'Annunzio, no? Era davvero, ecco, cioè aveva queste doti, come dire, fuori dal comune.
Sì, aveva queste doti ed è anche quello che poi ci hanno detto tutti i suoi amici, cioè tutti i suoi amici che abbiamo incontrato in questi anni, perché ecco, quello che hanno detto è che appunto dal 2005, da quando abbiamo iniziato questa nostra scoperta, ho incontrato tanti amici di Spadolini che mi hanno raccontato molti episodi della sua vita. E quello che viene fuori è un artista completo. Lui amava il bello ovunque. Ovunque c'è il bello, c'è il bello in un dipinto, c'è il bello in una scultura, c'è il bello in una canzone, c'è il bello in un film. Ecco, Spadolini incredibilmente era diventato amico dei più grandi uomini e donne della Francia degli anni 30. E qui i suoi amici erano Jean Cocteau, Max Jacob, erano Catherine Lessing, che era la moglie di Jean Renoir, con cui sono fuggiti insieme. E lui ha avuto una storia con Josephine Baker, che era considerata la donna più bella di Francia dell'epoca. Sono stati insieme per più di un anno. E anche Marlene Dietrich ha avuto sono stati molto, molto, molto legati. Ecco, poi, come dire, è una cosa talmente enorme che per me raccontare questa storia a mezzanotte, purtroppo io vado a dormire solitamente molto presto, mi alzo molto presto la mattina, è molto No, no, difficile ma se ci stai riuscendo benissimo. sintetizzare questa storia incredibile. Ci stai riuscendo Ecco, benissimo, sì. quello che ti posso dire è che oggi Spadolini stupisce uomini come ad esempio il regista Antonio Calenda, che ha conosciuto appunto questo personaggio e che secondo lui è stato uno dei più grandi della sua epoca. Aveva ballato con i balletti russi, era stato al centro della storia di Parigi. Ecco, se si va adesso alla Biblioteca Nazionale di Francia, ci sono centinaia e centinaia di articoli che raccontano le gesta di Spadolini. Ti voglio chiedere le ultime due cose. Un altro aspetto che così mi ha colpito, lui è stato agente della resistenza antinazista e c'è il dubbio che questa sua attività nei servizi poi sia proseguita anche al termine della guerra. Ci sono elementi per dirlo e in che modo lo ha fatto? Sì, appunto ci sono diverse testimonianze. Lui era stato durante la guerra, come Jean Baker, era stato un agente della Resistenza. Era stato a Berlino nell'ottobre 40 e aveva danzato davanti ad Adolf Hitler e ai principali gerarchi nazisti. Poi era andato in Svezia dopo aver conquistato la fiducia dei tedeschi. E aveva trasportato codici segreti in Francia, erano codici molto, molto importanti per la resistenza antinazista. Ma la storia è questa, che mentre Baker, al termine della guerra, sono stati scritti libri, si è parlato di lei come una spia antinazista, di Spadolini non si dice nulla. E alcuni suoi amici dicono che era spesso nelle ambasciate all'estero. Lui era a Saigon nel 1954, durante la battaglia di Dien Bien Phu. Era a Saigon per uno spettacolo di danza, per una esposizione di pittura, ma un nostro amico americano appunto dice che era anche all'ambasciata degli Stati Uniti a Saigon. Lui era anche in Algeria durante la guerra d'Algeri e poi c'è stata la testimonianza di un giornalista italo-americano che ha intervistato il capo della CIA negli anni 60, il quale appunto ha detto che Spadolini, che era fra l'altro un lontano parente di Giovanni Spadolini, che era stato appunto primo ministro e anche ministro della difesa,
appunto era stato un agente dell'Occidente, ecco. Sono appunto queste varie testimonianze che ci sono state fatte. Tipo ad esempio per una mostra di pittura che era stata fatta alla città di Lussemburgo nel 1955, c'erano gli ambasciatori di tutti i paesi. Un pittore all'epoca ancora sconosciuto, al vernissage c'è l'ambasciatore degli Stati Uniti, l'ambasciatore di Francia, l'ambasciatore del Belgio, dell'Italia, di tutti i paesi. E lui aveva amici importanti, lui era molto amico del principe Yusupov, era anche amico dell'ex re d'Inghilterra. Giorgio V, di Marot, che era appunto il ministro della cultura in Francia, aveva molte, molte conoscenze. Ecco, quando c'è stata l'ultima mostra che è stata fatta su Spadolini, c'è stato Philippe Daverio che ha espresso questo concetto. Sì, va bene, Spadolini è stato un artista importante nella Parigi degli anni 30, degli anni 50, ma quello che è più straordinario è la sua simpatia. Lui è un personaggio che è simpatico a tutti, entra con tutti in confidenza, invita tutti a casa sua. Lui ama molto fare da mangiare spaghetti alla bolognese. Lui invita tutti nel castello di Brignati, che era appunto della fidanzata, il Vedem de Marguerite. Ed è in grado di creare relazioni con tutta Parigi. Ecco, lui Spero di aver aveva, risposto. per queste conoscenze che anche esoteriche, secondo te faceva parte di qualche circolo iniziatico, in Ecco, cui, appunto, sì. Dunque, quello che mi ha detto il suo più caro amico, Sì. Alex Robson. Appunto sono stati insieme per 30 anni. Lui appunto ha detto che Spadolini era un fervente Rosa Croce, era un Rosa Croce iscritto al gruppo di Marsiglia Sì. con il segreto nome di Magno Albert, e aggiunto anche una cosa per noi che ci ha fatto impazzire, perché ci ha detto che Il suo maestro, scusa, bevo un goccio Prego, d'acqua. prego. Beh, questa rivelazione è importante. Allora, il suo maestro era Fulcanelli. Lui ha detto, in realtà si chiamava Bellifer. Allora dice, appunto, si occupò di restauro in Francia presso Bellifer. E noi abbiamo cercato per anni chi potesse essere questo Bellifer, finché in un vecchio libro del 38 di Pierre Gayrot, si chiama Le Société Secrète de Paris, abbiamo scoperto che Julius Bellifer era Jules Boucher, che era un importante scrittore di simbologia esoterica, allievo del misterioso Fulcanelli. Ecco, questo qui appunto quello che ci hanno detto, Quindi tanto qui proprio questa. aveva accesso quindi, insomma, a un certo tipo di cultura, di informazioni, no? Di simbolismi. Guarda, proprio qui sotto la frase completa di Alex Wolfson Sì. dice: Alberto Spadolini è stato un leale e fervente Rosa Croce, affiliato in Marsiglia col segreto nome di Magno Albert. Poi è all'Hôpital de Dieu come volontario. La sua grande e nascosta passione per l'esoterismo è utile a ispirare balli, poesie, dipinti. Quindi lui utilizzava queste tecniche per creare le sue opere d'arte. E poi ha aggiunto, infine, è un sensitivo vero, ma non rivelerà mai questo talento. Si occupò di restauri in Francia presso Bellifer, pittore in Paris. Quindi anche E doti questo di un po'. sensitivo. Sì. E poi un altro aspetto che lo lega a Gabriele D'Annunzio è quello degli amuletti e talismani. Sì.
un mio carissimo amico Antonio Bortolotti insieme a Tiglio Mazza hanno fatto uno studio al Vittoriale proprio sugli amuleti di D'Annunzio. Il Vate, come lo chiamavano, il poeta, era una persona molto superstiziosa e aveva tutta questa enorme villa piena zeppa di amuleti e talismani. C'è addirittura una frase che dice: la prioria è talmente ricca di oggetti simbolo, anche a carattere propiziatorio, sia di natura religiosa sia profana, da poterla definire la casa dei simboli. Ecco, anche Spadolini. Ecco, c'è anzitutto nel racconto di Julien, dice appunto che quando Spadolini andò a Parigi, D'Annunzio gli diede una mandragora che diceva di aver scolpito, ma in realtà l'aveva fatta, penso, Mario Buccellati, uno dei fornitori di oggetti preziosi. Ecco, nell'archivio di Spadolini abbiamo trovato appunto un talismano portafortuna che si può trovare proprio sul sito, uno scapolare mariano e alcuni brevi. Ecco, erano entrambe. E poi infine c'è un altro simbolo che è molto importante, quello della spada in vita. Ecco, Spadolini aveva un anello con uno stemma, una spada rivolta verso l'alto, con sopra una corona. Era lo stemma preferito da D'Annunzio. Ecco, secondo D'Annunzio, questo stemma, con la spada in vita l'aveva portato per tutta la prima guerra mondiale, e diceva appunto D'Annunzio che fu preservato da tutti i pericoli miracolosamente. Ecco perché appunto poi l'aveva dato anche a Spadolini. Ti chiedo l'ultima cosa, se gli Champs-Élysées, quando il suo appartamento, cioè dove abitava, è stato svaligiato e questo poi per diversi anni, no, ha impedito che si facessero, che potessero ricostruire, no, quelle che erano state le sue opere e non solo. Secondo te, vista anche tutta questa serie di relazioni che lui aveva, è possibile che questo furto, questo casa svaligiata, magari potesse nascondere qualche cosa che non doveva essere trovato? Ma io è quello che penso, anche i miei parenti appunto pensano che ci sia stato qualche cosa, perché appunto era un appartamento pieno non solo di quadri, di sculture, ma anche di documenti. C'erano i suoi diari, le sue foto, i suoi manifesti, dei spettacoli di danza, delle esposizioni di pittura. In pratica con quel furto era completamente scomparsa la sua storia, di lui non sapeva più nulla. E come dicevo, è stato un caso che, appunto, che durante questo trasloco è saltato fuori questo scatolone con una piccola parte di quello che era il suo archivio. Come è morto? Dunque, da quello che ci hanno detto, è morto per un tumore al fegato. Appunto, l'abbiamo anche scritto sui libri. Questa è un'altra storia incredibile. Quando sono andato a trovarlo nei primi anni 70, poco prima della sua morte, io stavo guardando in alto dove c'erano dei libri e ho trovato una fotografia di mio zio in compagnia di un suo amico, e dietro si vedevano le Alpi. E allora ho chiesto a mio zio: ah, fai delle mostre anche sulle Alpi? In quell'istante è squillato il telefono, mio zio è andato a rispondere, si è messo a parlare in francese, l'avevo visto sbiancare in volto, e poi quando alla fine
ha riattaccato, mi ha detto: ma sai che era proprio quel signore con cui ero insieme in quella foto, che dopo tanti anni mi ha telefonato per dirmi di andare a fare un lavoro a Chamonix. E niente, lui è andato a fare questo lavoro di restauro in un albergo di Chamonix. Si è ammalato, era stato prima ricoverato appunto all'ospedale di Chamonix, poi l'hanno portato a Parigi dove è morto poco tempo dopo. Però appunto non ci hanno detto mai niente di quello che era morto. L'abbiamo saputo per caso dall'ambasciata. Quindi anche su questo, insomma, non ci sono certezze. Io ti ringrazio molto, Marco, perché ci hai fatto un racconto, ecco, con la mente, con l'immagine. Poi se andate anche nel sito albertospadolini.it potete vedere i dipinti, potete vedere tutte quelle che erano le arti di questa personalità, le sculture, i dipinti, i volti, i paesaggi, eccetera. Più troverete anche un po' di sua storia. Abbiamo immaginato dentro di noi, ascoltando le tue parole, ecco, ci siamo un po' immaginati Alberto Spadolini e questa cosa di Cosa Croce. Per noi, caro Marco, è un cerchio che si chiude perché di Cosa Croce ne abbiamo parlato spesso, perché c'è in particolare Carpe Oro che è nostro, fa parte di questa trasmissione, che ha scritto dei libri, insomma, è comunque uno studioso di Cosa Croce, quindi per noi è davvero un cerchio che si chiude e non me l'aspettavo questa tua rivelazione, quindi mi fa particolarmente piacere. E allora, io ti ringrazio, se vuoi annunciare di nuovo questo appuntamento che ci sarà tra qualche giorno. Ecco, a quel punto gli appuntamenti sono diversi, appunto verrà presentato al Vittoriale questo lungo studio su Spadolini, che è stato il più d'annunziano degli artisti italiani. E poi ci sarà anche un documentario che stanno ultimando. Proprio in questi giorni un documentario su Spadolini che raccoglie le testimonianze dei suoi amici. E infine c'è un libro che vorremmo portare alle stampe. Ecco, siamo alla ricerca di un editore per questo libro che raccoglie tutte le ultime scoperte che sono state fatte su questo artista. Quindi speriamo che nel 2018 si compia anche quest'ultima bellissima cosa. Io ti ringrazio. Grazie davvero a Marco Travaglini, grazie di essere stato con noi e a presto. Un abbraccio a tutti voi, a presto. Grazie, ciao, ciao, buonanotte.